Già sciolto per mafia nell'aprile scorso, il comune di Mascali viene travolto da un nuovo scandalo. Sullo sfondo di presunte variazioni al piano regolatore generale, grazie alle quali i terreni agricoli venivano trasformati in zona di espansione edificabile, si sarebbe consumato il reato di corruzione aggravata. L'intreccio, che coinvolge ex amministratori, imprenditori e persone considerate dagli inquirenti vicine ai clan, è sfociato nell'operazione Town Hall, con la quale 10 persone sono state arrestate. Tra i destinatari dei provvedimenti, eseguiti dai carabinieri su ordine della procura, l'ex sindaco Filippo Monforte e l'ex presidente del Consiglio Comunale di Mascali, Biagio Susinni, entrambi di liste civiche locali, un presunto esponente del clan Laudani, Alfio Romeo, e un noto imprenditore, Alfio Luciano Massimino, ex AD del Calcio Catania agli inizi degli anni 90, posto ai domiciliari. Al centro dell'inchiesta, secondo quanto ricostruito oggi in conferenza stampa, Alfio Romeo, intercettato mentre teneva incontri all'interno di un ristorante di sua proprietà a Piedimonte Etneo, dove avrebbe incontrato Susinni, ex deputato regionale e già sindaco di Mascali, e imprenditori considerati amici, per concordare le variazioni al piano regolatore generale. In cambio del suo interessamento, sostiene l'accusa, Susinni avrebbe ricevuto denaro o altri regali. La trasformazione dei terreni agricoli in zona edificabile avrebbe permesso la costruzione di strutture ricettive e parchi residenziali a imprenditori considerati amici. Già vi era stata, come ricorderete, lo scioglimento da parte del prefetto di Catania dell'amministrazione comunale a seguito delle infiltrazioni mafiose che erano già emerse in passato sulla base di quel materiale che avevamo già raccolto e di quello che è emerso poi. Anche a seguito dello scioglimento dell'amministrazione comunale abbiamo potuto individuare questi altri elementi che finiscono di dare il quadro appunto di un'amministrazione a nostro parere fortemente condizionata. Dagli accertamenti dei carabinieri è emerso inoltre che i due amministratori avrebbero agevolato professionisti e imprenditori anche in altri settori. Si tratta appunto di soggetti che a nostro parere hanno avuto relazioni dirette con associati mafiosi, tanto che è stata riconosciuta l'aggravante di cui all'articolo 7, quindi che hanno avuto un ruolo significativo.